Anche tu sei molto legato alla musica da ballo. Sì. No, io per me è proprio casa quella cosa lì. Io lo dico anche a casa, anche a casa mia. Dico, per me questa è proprio casa. Quando sento una cassa dritta, una roba che si balla. Giovanotti è qui con noi. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! È tutto vero, che bello, ragazzi. È veramente bello rivederti. Minchia, ma Benassi, ragazzi, io glielo dico sempre bene, gli dico, tu fai musica classica, tu sei un classico, cioè è incredibile come fa a suonare le cose. Sì, poi è un caro ragazzo, no, questo lo dobbiamo dire. No, assolutamente. È una persona meravigliosa e c'ha un bellissimo, ha trovato il suo suono. Ma ha un suono incredibile. Io sono andato a sentirlo anche live, no? Poi è venuto anche a Jova Beach diverse volte. Ed è incredibile quello che riesce a fare in quel suono. Ha proprio un suono. E gli chiedo come fai. E lui poi ti risponde sempre minimizzando. Lui è molto umile, no? Sì, di tipo. Non lo so, mi viene non così. Non lo so, poi c'ho i miei ragazzi, io gli dico così mi piace. Sì, però ce ne sono 24 di remix. 26 sono. Sì, ma senti, sono arrivati a te o sei tu che hai cercato loro? Un po' una via di mezzo. Cioè, io ho conosciuto un po' di anni fa Aki Juice Rockers. Sì, che ci hanno fatto anche la sigla. Ok, fantastici, che sono due miei amici e sono molto bravi. Li ho conosciuti e ho legato con loro perché sono belle persone. E li ho coinvolti a Jova Beach Party. Prima li ho fatto produrre un pezzo del vecchio disco, abbiamo lavorato insieme. E poi a Jova Beach Party loro si occupavano di un palco, lo Sbam Stage, uh-huh, che era il sound system, per cui il palco è proprio dedicato alla musica club e a tutte le variazioni di quella roba lì. E con loro poi parlando abbiamo pensato di mettere in piedi un'etichetta, un progetto che si chiama, uh-huh, Sbam Records, che è legato alla musica da ballo. Per cui anche tu sei molto legato alla musica da ballo. Sì, no, io per me è proprio casa quella cosa lì. Io lo dico anche a casa, anche a casa mia. Dico, per me questa è proprio casa. Quando sento una cassa dritta, una roba che si balla. Poi ho fatto anche altro e mi piace fare. Sì, perché altro. Negli anni, cioè, infatti io stavo un po' pensando a te da quando sei partito, no? Da quando ci siamo conosciuti, perché poi dopo magari diciamo, no? Che ci siamo conosciuti un po' di mesi che ci siamo conosciuti e abbiamo fatto tanti bellissimi pomeriggi insieme a Radio DJ, abbiamo fatto il programma insieme, no? Cioè, il DJ Time è cacchio. Nato con una parte di quelli che sono poi, qua. Poi ci arriviamo, no? E poi tu a un certo punto hai fatto un'evoluzione incredibile, no? Hai cominciato a scrivere. E se è un po' abbandonato la cassa in quattro. No, mi sono innamorato delle canzoni, cioè proprio dell'arte della scrittura di una canzone, no? Che la canzone, poi la canzone può essere tante cose. Però io comunque, ti conosco bene, è una, no? Forma. Che ti ero vicino tutti i giorni. Mi hai sorpreso tante volte, perché da dove ti è venuta fuori quella roba lì? Da DJ? Perché tu sei arrivato qui come un uragano, eri un DJ straordinario. Io volevo fare. Un entertainer. Pazzesco. Non ho mai pensato di fare canzoni. Ero contentissimo di fare il DJ, anzi pensavo che quella cosa lì sarebbe stata per sempre. Poi ti innamori delle cose, no? Ma non è che lo controlli tu l'amore, insomma, ci inciampi nelle cose e scopri. Ma quando hai scoperto che ti riusciva quella roba lì? Non l'ho scoperto mai, ma l'ho scoperto un po'. Devo dire che tu hai un ruolo in questo. Tu hai un ruolo, perché noi, io e Albertino, eravamo insieme la notte in cui io ho scritto Gente della Notte. A Londra. E quella canzone per me è quella che ha cambiato tutto. Perché io prima di quella canzone pensavo che il mio talento fosse legato soprattutto all'invenzione di slogan, all'invenzione di idee quasi pubblicitarie della musica. La mia moto, Gimme Five. È qui la festa. Cioè mi piacevano, io dicevo sempre il titolo di una canzone deve poter stare su una maglietta e questa cosa qua. Poi quella notte di Londra, che eravamo insieme perché mangiamo insieme, ricordi? Io vivevo in quel tugurio, sì, mi ricordo. Ti ricordi il video dove abbiamo fatto il playback col green bag, che adesso lo fai col telefonino, esatto. Noi andavamo, tipo, ce l'ho ancora quello, che eravamo così da cowboy, esatto. No, poi lì facevamo Jump dei Van Halen. Sì. E vabbè, quella notte lì, facendo tardi, bevemmo a casa mia, insomma, io vi cucinai, mi ricordo, delle patate con le sottilette, delle cose tremende, le cucinai io sul forno a microonde, una cosa da matta. Quindi ci confermi che Albertino in una vita precedente ha mangiato dal microonde le che oggi ci addormentiamo tra una settimana. Quei tempi là si faceva di tutto. Io raccontavo a mia figlia che quando lavoravo nei locali tornavo alle 4, 5 di mattina
mattina aprivo il frigorifero, mi prendevo una scatoletta di mais, ci mettevo la maionese, quattro wurstel crudi e me la mangiavo e andavo a letto. Adesso siamo nutrizionisti. E lei biologico. Mi guarda come dire, ma veramente? Ma chi eri? Ma tu, ma chi eri? Ma io dove eri? Vabbè, finisci che mi... No, niente, eravamo insieme quella notte lì e poi tu andasti in albergo, io rimasi in questa casa che avevo affittato per passare un periodo a Londra a vivere, e senza chitarra in realtà, misi su Walk on the Wild Side di Lou Reed. Di Lou Reed, su quel giro di accordi lì iniziale, che poi è un do e un fa, scrissi il testo di Gente della Notte, per la prima volta, ma senza pensare che sarebbe diventata una canzone. Pensavo fosse un rap, dici questa la faccio, e poi niente, quella lì invece è diventata una canzone che ancora io oggi tengo nel repertorio, la faccio nei concerti, e lì ho capito che potevo parlare, che potevo andare un pochino più a raccontare di me, a raccontare delle emozioni, della verità, della malinconia, di certi chiaroscuri che ci sono nella vita, che possono stare anche dentro una canzone, che una canzone non può essere, non deve essere per forza solamente un urlo. Sei diventato grande lì un po'? Ma non lo so, o forse si è aperta un'altra porta, no? Io mi ricordo in quel periodo feci un sogno, e i sogni sono importanti, no? Perché i sogni, quando ti ricordi un sogno, perché di solito quando non te li ricordi vuol dire che il sogno, quando solo te lo ricordi devi tenerne conto. Sognai che ero a casa e dormivo, sognai di dormire. Tu hai mai capitato di sognare di dormire? No. Io sognavo di dormire e di svegliarmi, mi svegliavo nel cuore della notte. Nel sogno andavo nel salotto di casa, di la casa che avevo a Milano, e trovavo che nel muro c'era un'altra porta. Porco cane. E non c'è quella porta in quella casa lì dove stavo. Apro la porta e c'è una stanza grandissima. Questo era il sogno. Stanza grandissima, tipo quella di Indiana Jones. Hai presente quel magazzino gigantesco? Interpretazione? Ho detto, ragazzi, qua bisogna che ci entro in questa stanza qua. Questo pensai, il sogno mi sta dicendo, okay. E quella stanza probabilmente è diventata poi la canzone, la musica, prendere una chitarra in mano, cominciare a imparare gli accordi, sapere la differenza tra un maggiore e un minore, delle cose che io ignoravo completamente pur avendo fatto 3 album. Però mi ricordo andai a fare l'esame della CIA e dissi, guarda, io non so che cosa dire. Allora, ti interrompo perché mettiamo una canzone, anche se... ci sarebbero così tante cose da dire con no, te. No, però così, no, visto veramente. Che parlavamo di quello. Senti questa, senti questa. Welcome. Questa è tanta roba, tanta roba. Sì, questo è un tuo pseudonimo, diciamo. Che ti sei inventato tu. Va bene, parliamo dopo. Okay. Walk your body. Mi ricordo il testo anche. Walk your body. Che anno era qua? 88? 88 credo, sì, 88. Sì. E questo ci compriamo l'emulator, che era un primo campionatore con i controcazzi, cioè quello vero, che campionava, che suonava da Dio. E con il demo dell'emulator, accendemmo l'emulator, partì sta ritmica. E dissi, bloccati lì, questa è una bomba, usiamo sta ritmica qua. Questo è un disco prodotto in via Massena qui, perché qua nel palazzo c'erano degli studi dove tu avevi fatto anche Gimme Five, tutto eccetera. Tutto il primo album. E anche la mia moto. E questo era un brano che è uscito con uno pseudonimo, Gino Latino, che però ha funzionato tantissimo, se non sbaglio. È stato numero uno nella classifica dance di Billboard, anche in America. Vendemmo, pensa, all'epoca 200.000 12 inch. Cioè 200.000... Non è poco, Cazzo, no? Cioè 200.000 vinili, disco mix si chiamava. Però è interessante, come è nato il nome Gino Latino, ce l'ho spiegato. Perché prima di questo c'era un altro pezzo, si chiamava Yo. Sì. Yo, e tu dici, perché tu eri stato a New York, lo dico io, poi dici, tu confermami se la mia memoria non mi inganna. Eri stato in viaggio a New York a fare in vacanza ed avevi tornato con una cassetta. di una radio. E c'era un tipo che diceva: Saturday night in Brooklyn, Gino Latino. Esatto. Allora, io che sono un paraculo, sono tornato.
e non mi ricordo come era venuto fuori, o un personaggio di fantasia nel programma che facevamo e lì insieme. Sai che tu in realtà fraintendesti la pronuncia, perché io poi ho indagato sì? Ho indagato e quello lì non diceva Gino Latino, diceva Cino Latino. Beh, meglio. Meglio, per cui noi non possiamo essere attaccati nessuno. Cino, perché Cino, e Cino sai, pantaloni. Sì, okay, okay. Cino sarebbe... sì, una roba latina, diciamo. È una cosa latina, Cino Latino. E niente, quindi poi da lì tu hai inventato sto nome e quando poi giù quei ragazzi con Enrico La Falce, con Luca Cersosimo mettemmo insieme Io, il pezzo, c'è la tua voce nel pezzo, sì, no? Di sì. Yo Production, però sei tu che sì, 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 sì. Vabbè, sono cose... Sì, è preistoria. Preistoria. Yo Productions, the world's number one. No, questo non è Ronnie. Va bene, Shorty, volevo far sentire una cosa a Lorenzo che abbiamo così tagliuzzato, una registrazione. Ascolta qua, Lorenzo. Albertino l'ha incontrato perché il DJ Time era suo, il pomeriggio di Radio DJ era suo, per cui e per me poi Albertino era un importante, insomma, era una star, era già una star della radio. Siamo andati direttamente, noi non ci siamo neanche parlati prima. Ma non abbiamo fatto neanche il check. Siamo noi. Neanche le prove, neanche il sound check. E allora spariamoci un bel martello, dai. E all'inizio, sai com'è, Albertino comunque era il re del pomeriggio di Radio DJ. Si è visto arrivare quest'altro e probabilmente... così ci siamo annusati, no? Come succede in questi casi, no? Watch the throne, come dice Jay-Z e Kanye West, no? Cioè, attento al tuo trono, perché c'è un altro che è arrivato lì. Però devo dire che questa cosa qui è durata molto poco, questo annusamento, perché io avevo solo da imparare da Albertino. E lui penso che abbia intuito che io avrei potuto aggiungere qualcosa al DJ Time, perché ero nuovo, perché ero fresco, arrivavo da un altro mondo. All'epoca Roma e Milano erano musicalmente due realtà molto distanti, molto diverse. Infatti si è aperto subito con me, siamo entrati subito in grande sintonia. Siamo sempre stati in grande sintonia, anzi lui è stato un mio grande sostenitore dentro Radio DJ. No, io lo dico sempre, Lorenzo, ti ringrazio perché grazie a te ho trovato un complice, perché ti ricordi che Claudio, che è stato straordinario, un visionario pazzesco, aveva creato Radio DJ che però trasmetteva solo musica di un certo tipo, New Wave, British Invasion, British, no? Che andava benissimo, certo, fino a quel momento là. Poi nell'88, quando sei arrivato tu, è arrivato l'hip hop, è arrivata la house e io e te eravamo... impazziti, eravamo pazzi, pazzi, roba, no? Certo. E lui era un po' così, era ancora un po' scettico. Sì, era scettico rispetto a quella cosa, perché lui era molto legato alla melodia, per esempio, no? Invece nell'house, nell'hip hop, cosa sì, lì era un suono nuovo. Era un suono nuovo, no? L'house è più legata ai riff, è più legata anzi proprio al concetto di continuità, no? Per cui è una musica più ipnotica e quindi era strana, anche perché per la radio era strana. Sì, era coraggioso, diciamo. Ma anche da DJ, quando mettevo i dischi, le prime volte che si metteva dell'house, l'house votava le piste alla grande, scappavano tutti quando mettevi fare Jack Master Funk, quelle cose, Love Can Turn Around, proprio aveva un suono che non niente. Poi dopo è diventato il mainstream, è diventato il suono più importante. E quindi grazie. No, grazie a te. No, grazie a te, litighiamo. Per la prima volta. No, ma un'altra cosa che non ho mai detto, che... Vabbè, non voglio autocelebrarmi assolutamente, però volevo ringraziare Lorenzo. Ma autocelebrati un no, po'. No, non mi autocelebro. Ma un po', sì. Io ti ringrazio, Lorenzo, perché il Marco Ranzani, che è un personaggio che poi ho portato a Zelig, pur non essendo un comico, è nato con te, perché l'origine del Marco Ranzani era il Mauro. Forse molti non lo sanno. Io me lo ricordo, te lo ricordi, molto bene, come... che mi chiamava in diretta. Io lo chiamavo... Allora, come la possiamo raccontare? Lorenzo era in quel periodo un fenomeno teen idol. Da baraccone? No. Era vulcano. Era amatissimo da tutti, dai ragazzi, così, però avevi anche, come dire, una frangia un po' che ti odiava un po', no? Quello è molto importante, quando uno esce fuori, dividere fa parte della fatida forza, no? E allora io e noi anticipavamo
No, giusto, era questo. Il gioco era questo. Che perché io... tu facevi quello che ti stavo sui coglioni. E mi stava sui coglioni, Lorenzo. E gli dice, lo chiamavo, ti ricordi? Che aveva qualche. Ti insegno io delle cose. Sì. No, questo il concetto no, era questo. E poi, c'era FS, fai schifo. Ti ricordi? ma era tutto improvvisato, ovviamente. C'era molta spontaneità in quello. No, c'era. Abbiamo riso. Direi che c'era solo spontaneità. Abbiamo riso di brutto. Parliamo di Jova Beach, di questa nuova. Diciamo edizione 2022, no? Sì, che sarà nuova, però sarà anche lei, perché ho voglia di ritornare lì, per cui di ripartire da lì con delle innovazioni, con degli upgrade, come si dice, chiaramente con delle grandi novità, però il concetto è quello di continuare su quella strada, perché quella strada funziona, perché è una cosa da pazzi, perché chi viene lì mi riporta delle sensazioni. Sentiamo, qui c'è un testimone a Viareggio. Ma io non sono testimone, però lo ringrazio per avermi montato il palco a Viareggio a 200 metri esatti da casa mia, perché io vivo al porto di Viareggio, ed è stato fantastico perché ho portato Saturnino a pranzo al mercato, sono entrato in motorino con Saturnino, poi dovevamo andare in bagno e gli ho detto andiamo a casa mia in bagno. Ecco, è stata fantastica questa cosa, io confermo che io festival li ho visti un po', lo sai, e le emozioni che descrive Lorenzo sono vere, perché mi ha ricordato. No, è proprio un trip, la Big è, un, poi, è un'avventura. Una cosa diversa dalle 2 del pomeriggio all'1 di notte, cioè, certo, così ma, si fa. Ma mi hanno detto che ogni volta che tu fai una data del Jova Beach perdi 3-4 kg, è vero? Sì, non lo so, però sì, io però non me ne accorgo perché sono talmente perché corri come un pazzo preso tutto il bene giorno dall'atmosfera lì che poi non me ne accorgo. Poi il giorno dopo mi sveglio e mi devono riattaccare i pezzi. Però, beh, tu però ti dai sì molto quando io sì, ti ho visto. Ma poi io proprio volte per me la musica ha un effetto psichedelico. Va in trance. È sempre stato così, anche quando mettevo i dischi davanti a 50 persone. È sempre stato. La musica mi fa un effetto selvatico. Però c'è da dire che Lorenzo è sempre in forma, sta benissimo. Argento, ha detto da te, io lo prendo come. no, perché cazzo, tu e io quando l'ho incontrato mi ho detto Forgetta, ma come che hai fatto? Vivi in frigorifero, cosa fai? No, sì, però a me piace talmente tanto fare quello che faccio, che so che per farlo come lo faccio mi devo tenere in forma, finché dura sta cosa vado avanti, poi a un certo punto quando vedo che non ce la faccio più mi smetterò, però finché ce la faccio io tengo sempre Mick Jagger davanti. Sì, è vero, è un riferimento per tutti. È un riferimento per tutti. Se ce l'ha fatta lui, se ce la fa lui, ragazzi, vado avanti anch'io. Incredibile. Ah, è partito. Ecco, sentivamo del sound, ma è partita la console. È partita la console. Ok, ci dobbiamo fermare qualche secondo per la pubblicità. Torneremo tra pochissimo con Lorenzo Giovanotti, oggi è con noi a M2O. La primavera. Giovanotti è qui con noi, Lorenzo. Che bello. Dovresti venire più spesso a trovarci. So che io vi ascolto. Sei sempre incasinato. A me piace un sacco. Ascolto tutti e due i canali, quello A e poi quello W. Grazie. Perché è figo. Le tue radici da DJ vengono fuori. No, a me ultimamente poi nell'ultimo anno non riuscivo molto a ascoltare delle canzoni. Preferivo ascoltare dei flussi musicali, delle cose che non avessero una forma di canzone, ma delle cose che semplicemente mi tenessero così, mi spingessero, no? Per cui ho ascoltato proprio le canzoni, pochissime canzoni in senso tradizionale, e molta roba che gira. Per questo un po' la SBAM Records è un progetto che ci tengo. E rispetto alla primavera, no, volevo dirtelo questo perché. No, però la primavera è una canzone. È una canzone con un bel tiro, però vorrei fare dei remix, farli fare, perché mi sono accorto che, per esempio, tutto il mondo dei DJ, ancora lì le ragazze, per esempio, sono una minoranza, no? Sì. In console. E quelle che ci sono cominciano a essere molto, molto brave, no? Mm-hmm. Ci sono alcune, c'è un'americana, Honey Dijon, che per esempio... Beh, lei è potentissima. È una transessuale americana, quindi anche un attivista. Quindi mi piace di brutto, molto... fa dei set pazzeschi. Cavolo! No, mi piace tantissimo. Sì. E infatti spero di averla a un Jova Beach Party. Ma sarebbe fantastico. Perché ci sto arrivando. Spero di averla. C'è anche l'altra orientale. Peggy Goo. Cazzo, bravissimo. Sarebbe il posto giusto qua, Lorenzo. Sì, a me piace questa roba. Poi non è lei che lo dico, mi piace, la frequento musicalmente. E allora mi piaceva riuscire a far fare dei remix, a coinvolgere delle ragazze che facciano il remix della primavera. Primavera. Non come dire per una roba di quote rosa della quale non mi interessa. Cioè, mi interessa proprio riuscire a cercare a vedere cosa c'è da quella parte lì, perché chissà,
Magari lì dentro c'è il futuro, no? Del, magari c'è già il presente, no? No, ma ci sono alcune che sono molto brave. C'è sempre l'equivoco: sì, lavora perché è solo bella. C'è questo, no, pregiudizio molto spesso sulle ragazze. Però poi quando superi, come sempre, i pregiudizi sono proprio dei pregiudizi. Poi li superi, certo, ti metti a sentire questi set e dici: cazzo, queste ragazze ce ne sono molto brave. Però la primavera io l'ho ascoltata e questa mattina dicevo ad Ale: assomiglia, mi è venuto in mente Battiato. Ma ho saputo che è una volutamente una citazione, praticamente è una citazione stilistica più che nella scrittura, perché Battiato nella scrittura era più complesso a volte, no? Poi nei dischi suoi degli anni 80 in realtà cercava una semplicità, però siccome ero con Pinaxa, con Pino che è stato sempre il fonico produttore di Battiato per tantissimi anni, trovandomi lì con lui era morto da poco e inoltre Rick Rubin, che era con noi in studio, voleva sentire della musica italiana che non conosce, sì. Mi diceva: mi fai sentire della musica italiana, però della musica italiana bella che io possa scoprire. E gli facevo ascoltare le grandi cose, per cui tra quale Battiato. Quindi quella sera avevamo ascoltato dei pezzi di Battiato e mentre facevamo questo pezzo ho detto a Pino: non me lo far cantare, non voglio cantarlo come canto di solito, voglio provare a cantarlo in un altro modo, come citando un Battiato, poi indegnamente forse, sì, non lo so, questo lo deciderà il pubblico, però a me piace. La prima cosa che mi è arrivata è quella lì. Quindi sì, anche a me, anche ci a sei me riuscito, ecco. Anche a me, perché poi il pezzo in origine era scritto invece in un altro modo, assomigliava un po' all'Estate addosso, era più dance rock, no? E il metodo che hai usato è quello che mi dicevi prima, che è interessante. Su per scrivere? Su come scrivi? In questo pezzo in particolare no, perché questo mi ha mandato una specie di idea di base il mio tastierista, il mio chitarrista Nucci e Riccardo. Però sì, io di solito molte volte scrivo sui pezzi degli altri. È interessante questa cosa. Però è importante scrivere sui pezzi degli altri che tu non conosci. Cioè io vado a caso, c'ho un software sul computer che si chiama DJI, che forse lo conoscete, DJI, sì, che è un softwareino semplice, no? E quello ha una funzione molto comoda, perché puoi togliere la voce, puoi isolare le parti, per cui puoi mettere la ritmica in evidenza, oppure solo la parte armonica, oppure togliere la voce. Allora io vado, che ne so, su uno streaming, tiro giù, prendo un po' di pezzi, li metto lì, li faccio girare, tolgo la voce. Prima di tutto tolgo la voce per non essere influenzato dalla melodia, certo, e dal testo, certo, no? E sul giro armonico del pezzo magari scrivo delle cose. E questa cosa può prendere tante forme, perché poi magari, per esempio, per farti un esempio, io ho scritto Le tasche piene di sassi, che è un lento fatto piano e voce, per cui, e l'ho scritto su un pezzo dance, in realtà il pezzo è stato scritto come un pezzo dance. Ma veramente? Quindi il doppio della velocità? Neanche, il pezzo faceva proprio però ho scritto il testo diceva volano le libellule, c'aveva tipo uno shuffle così, no? E per cui poi ho messo via il testo, ho tolto la musica, ho messo il testo su, ho chiesto al mio pianista: fammi una roba tipo Imagine, cioè do quella cosa, e lì il pezzo è diventato un'altra cosa, però era partito in quel modo lì. Cioè le canzoni fanno dei giri strani, no? A volte io ho un titolo di un pezzo che, interessante, mi, sta lì, però, che mi sta lì per anni. Chi lavora come te, secondo te? Tu, ma altri, non lo so, e poi magari non hanno neanche piacere che si dica. Okay, perché, vabbè, no, perché sembra che uno questa cosa è sempre un po' sospetta, no? Però in realtà non lo è. È un metodo. No, perché i giri armonici, i giri degli accordi sono sempre quelli. Sono sempre quelli, no? A meno che non vai nel jazz, non vai nella musica sinfonica, insomma, la musica leggera è fatta con 10 giri di accordi che si ripetono all'infinito sempre, no? Diciamo che il lavoro viene dopo, perché poi te lo personalizzi. Ah, beh, certo. Ti diventa tutto lì, no, il poi io lavoro. Assolutamente, poi bisogna cercare. Il pezzo deve essere lui, certo, deve essere unico, la sua personalità, la sua che lo riconosci. Poi oggi è importante che con lo streaming i pezzi devono giocarsi tutto nei primi 20 secondi, per cui deve essere subito irriconoscibile, no? Cioè se vuoi fare un pezzo che pop che vada in radio, comunque deve partire, che subito è lui, sei subito in quel mondo, come i Beatles, no? Già loro partivano subito. Loro hanno inventato tutto. Esattamente. Cioè noi stiamo facendo solo cose che hanno già fatto i Beatles. Sì, tutti. Sì. È così. Allora, il 2 luglio parte da Lignano Sabbiadoro il Java Beach Party 2 e poi ancora Lignano. Le date ovviamente le trovate sui social. Siamo giorni in ogni spiaggia, però i due giorni sono diversi, sia per i set sia per gli ospiti. Ah, ok. Sono sempre Marina di Ravenna, Aosta, e io vado spesso al mare ad Aosta. Mi piace
Anche a Bresso. Certo. Devo... che è sempre un cazzone. Anche a Bresso c'è il mare. Secondo me. Presso. Bravo. La spiaggia, bravo. Ok, fate Viareggio. Vabbè, le date. Però c'è da dire una cosa, scusa se vi interrompo, che bisogna fare i complimenti anche per l'app che avete fatto. È figa, no? Ma è bellissima. Ah, grazie. Ma sai, le cose o si fanno per bene, Bravo Lorenzo. Allora Lorenzo, noi saremo, io ti chiedo scusa perché non sono venuto a... però quest'anno vieni. Voglio venire assolutamente. Vieni, ti porto anche sul palco. Dai, e facciamo qualche cazzata. Facciamo un grande onore. Assolutamente. Sì, l'ha detto, l'avete sentito. Si va a Viareggio. Dove vuoi tu. Tanto sono libero. Ti facciamo il carro. Perché tra l'altro c'è stato anche il carro di Giovanni. E lo rifaremo, speriamo. Allora ci sono ancora biglietti disponibili, ovviamente. Anche se state vendendo tantissimo. Stiamo vendendo tanto, però ci sono, chiaramente ci sono, perché insomma, però stiamo vendendo più di quello che ci aspettavamo. Bene. In tempi di Covid, diciamo. Ecco, appunto, volevo arrivare lì. Un'ultima domanda un po' più, diciamo, seriosa. Tu hai fiducia comunque per l'anno? Io ho fiducia, ho molta fiducia, sì. Abbiamo anche elementi che ci fanno pensare che a febbraio si potrà riaprire tutto, insomma, sì, ho molta fiducia. Ci dai un bel sorriso anche a noi. Questo è un bel finale, Grazie Lorenzo. Ci vediamo grazie, buone feste. Che piacere, grazie. Bellissimo averti. Anche per me essere qua. Grazie Alba. Ciao, grazie Lorenzo. Grazie.